Salve a tutti, bentornati sul mio canale. Come promesso, sono qui per il tutorial sull'assolo di Maurizio Solieri su Splendida Giornata di Vasco Rossi. Ok, cominciamo. Il brano è in fa diesis minore, e gli accordi sono si minore. Do diesis minore, settima. Fa diesis minore, settima. E sull'assolo passa, da qui passa in si maggiore. E poi torna in si minore. Questo è il giro. Primo fraseggio è questo. Allora, si parte dalla corda Sol al sesto tasto e si fa uno slide di un tono e mezzo fino al nono tasto. Poi si passa sulla corda Si, decimo e dodicesimo, bending di un tono. Si ripete il bending, release del bending, corda Sol, undicesimo tasto, bending di un tono, release e pull off di un tono, quindi di nuovo bending all'undicesimo tasto del Sol, un tono. Praticamente si fa il bending e si stoppa la nota, si riscende e si riprende all'undicesimo tasto. Quindi si passa al sesto, diciamo un slide dal quarto al sesto tasto del Sol. Quarto tasto e poi un cromatismo sulla corda Re tra il sesto e il quarto, quindi sesto, quinto e quarto tasto del Re, quindi da capo. Si passa alla pentatonica di Fa diesis, il box, questo box praticamente al quattordicesimo tasto, e fa questo fraseggio. È un po' difficile perché c'è un doppio salto di corda. Praticamente siamo al sedicesimo tasto, corda Re e corda La. Prende la tonica e la quinta. Da questa nota salta la corda Re, salta la corda Sol e si sposta sul Si al quattordicesimo tasto. Quindi qui c'è il salto di corda. Quindi sedicesimo tasto Re e La, quattordicesimo tasto Si. Poi si sposta sempre sul Si di 2 toni e mezzo, quindi dal quattordicesimo si passa al diciannovesimo tasto. Quindi diciannovesimo tasto, corda Si, bending di un tono, tonica e quinta, riprende la quinta un'ottava sopra, poi prende la tonica, cioè il Fa diesis. Bending di un tono, ripete e poi si sposta sul Sol al sedicesimo tasto, bending di un tono, quindi release e pull off di un tono. Di nuovo bending sul Sol al sedicesimo tasto, sempre
breve stoppato. Lì. Quindi si fa il bending e si stoppa subito. E poi 14° tasto. Scusate, sempre 16°. Poi si sposta all'11° e fa questo fraseggio. Quindi 13°, scusate. 13, 14, 16. Ovviamente prende la seconda, la terza minore e la quarta. Di nuovo la seconda, settima, ottava. Sul re 14 e 16. Arrivato qua fa praticamente un arpeggio di fa diesis minore, settima, tonica, terza, quinta, settima, poi prende la nona e fa un bending di un semitono dalla nona alla terza minore, quindi il fraseggio è 16 sul re, 14 sul sole si, 17 sul si, 16 sul cantino, bending in semitono e release, quindi questo è il fraseggio. Poi si sposta al 19° tasto e fa un bending di un tono e mezzo sul si, dalla tonica alla terza minore, indietro di un tono e avanti di nuovo di un tono. Si sposta al 16° tasto e fa 16, 17, 19, di nuovo 16, pull off, cioè hammer on al 17 e pull off, quindi si sposta sul sol al 18° tasto, torna sul si al 16, di nuovo 18 sul sol, ripete la nota e bending. Quindi il fraseggio è questo. Dopo questo bending si sposta al 12 sul si, bending di un tono e poi prende 9 sul cantino e ripete questo fraseggio. Quindi bending di un tono sul si, release, un pre-bend in realtà, pull off al 9, di nuovo 12, 11 sul sol e 9 sul si, bending di un tono sul sol all'11, quindi bending di un tono, release e pull off di un tono, 11 sul re e 9 di nuovo sul sol, quindi di nuovo bending sul sol all'11 e release. Quindi il fraseggio è questo. Arrivati qua, 9 sul sol, hammer on e pull off, un tono avanti e un tono indietro. Qua poi ripete l'arpeggio di fa diesis minore, solo che invece di essere di settima è tonica, terza e quinta, quindi 16 sul re, 14 sul sol e si. Poi si sposta sul cantino al 16, fa sempre il semitono sul cantino al 16° tasto,
Poi fa questo fraseggio. Quindi 14 sul cantino e 17 sul si. 16 sul cantino, di nuovo bend in un semitono, release. E ripete. Due volte, poi 14 cantino, 17 si per due volte e bending. Quindi poi fai uno slide sul sol al 18° tasto. Quindi 18, 17 sul si, 18 di nuovo sul sol, due volte 17 sul si e di nuovo 18 sul sol. Poi passiamo agli ultimi fraseggi. Si sposta sul cantino al 21° tasto, fa un bending di un tono, release, diciannovesimo tasto sul cantino, di nuovo 21, si sposta sul si al 22 e si sposta indietro di un tono e mezzo, quindi al 19. Quindi dopodiché 22 sul si, pull off o plettrato come volete, di un tono e mezzo indietro al 19. Quindi il fraseggio è questo. Ripete. 21° tasto sul sol, 19 sul si, si risposta al 22 sul si e fa un bending di un tono per due volte, di nuovo 19 sul si. Quindi poi fa questo fraseggio e sarebbe 17 sul si e 14 sul cantino, 14 e 17 sul si, 13 e 14 sul si, due volte, pull off, 16 sul sol. Quindi poi ripete, la prima volta fa, seconda volta fa 21 sul sol e 19 sul si. Quindi di nuovo. Come prima, e poi c'è questo fraseggio. 11 sul cantino, slide di un tono e mezzo fino al 14°, un tono e mezzo avanti, 17, ripete due volte il pull off tra 17 e 14, 17 sul si, bending di un tono. Release. 16-14, 17 sul sol e 16. Praticamente qua sta usando la scala blues di Fa diesis con aggiunta la sesta maggiore, è questa. Ripete.
questo è quanto. Grazie a tutti e alla prossima!